La nuova fabbrica di Poppy Playtime è finalmente arrivata nella città di Brookhaven. I nostri scienziati lavorano giorno e notte per darvi i migliori giocattoli. Venite a trovarci! Oh, Anthony, sarò così felice che finalmente abbiamo un po' di tempo per noi, ma non mi hai ancora detto dove mi stai portando. Insomma, dai, sputa il rospo. Ok, e va bene, seguimi. Ma quello non è sputare il rospo! Mi stai facendo camminare da 2 ore, dai, ti prego, dimmi dove dobbiamo andare. Tada! Oh, qui. Ma questa è la gelateria dove andiamo sempre, che cosa cambia? Cambia che oggi hanno fatto uscire un nuovo gusto di gelato. Si dice che provenga da un pianeta alieno. Lo sai quanto mi piacciono le cose scientifiche? Ti prego, voglio vedere che cos'è, voglio vedere che cos'è, posso entrare? Quindi oggi te lo vorrei far provare. No, mi raccomando, stai qui e non sbirciare. Oh, uffa, ci siamo intesi? Ok, ok, vabbè, starò qui, non sbircerò neanche un pochino. Ragazzi, non vedo l'ora di sapere che gusto è. Proviene dallo spazio, io che studio sempre, sono praticamente una scienziata, adoro questa roba. Salve! Tutto bene? Chi è lei? Ehi, tu? Sembri sola. Facciamo che non fai domande e sali subito nel furgone e non urlare. Forse c'è un malinteso, mi ha scambiato per un'altra persona. Io sto aspettando il mio fidanzato. Beh, è stato facile. Ora vieni con me. Oh, fantastico, è proprio quello che volevo. Le piacerà di sicuro. Jenny? Ma che fine ha fatto? Dov'è finita? Ora ti faccio vedere io, lasciarmi da solo. Non risponde nemmeno. Non è che quel furgone... Ehi! Ehi, torna qui! Torna qui! Fabbrica Playtime. Dove sono? È un lettino questo. Oh mio Dio, lei è lo scienziato di prima! Non c'è bisogno di allarmarsi. E poi guarda che bel faccino. Sarebbe un peccato vederti in lacrime. Ah, maledetto, non mi interessa faccino o non faccino. Che cosa ci faccio io qui? Perché mi hai portato qua? Oh, niente di personale. Sono soltanto il creatore di questa fabbrica di giocattoli. Fabbrica di giocattoli? Che c'entro io con una fabbrica di giocattoli? Mi lasci andare, per favore, la prego. Non ho niente a che fare qui. Io adoro i giocattoli, non ho mai fatto niente. Non ho neanche io un'azienda di giocattoli. Non le posso neanche rubare dei soldi. Oh, non aver paura. E poi non è mica per i soldi. I miei giocattoli sono molto preziosi. Sai, tu hai detto che ti piacciono i giocattoli, vero? Sì, io adoro i giocattoli. Oh, santo cielo, che cosa mi vuole fare? Posso farti diventare uno di loro. Siccome trasformo gli umani in giocattoli. Tipo lei. Era la migliore studentessa dell'istituto. Ma è finita qua mentre tornavo da scuola! E ora è diventata una carinissima scimmietta! Lei è pazza e completamente fusa, mi lasci andare! Sa anche parlare, può risolvere tutti i problemi di scuola! E ora? Tocca a te! Che cosa mi sta facendo? Non la prego, non mi spari! Oh, che roba è questa? È una sedia caldissima! A dopo! Oh mio Dio, questo tavolo sta diventando sempre più caldo, non so che cosa devo fare. Ci sarà un modo per liberarmi, non posso finire bruciata qui sopra. Maledette catene. Se solo riuscissi a tirare di più queste catene. Ha funzionato. Quel tavolo mi avrebbe bruciata a morte. Meno male che se n'è andato. Ok, pensa. Devo trovare un modo di andarmene senza farmi notare. Chissà dov'è lui. È da quella parte. Vabbè, correrò. Qui sotto. Oh, cacchio. No. Ok. Calmo, giocattolo, torno su, va bene, bene, oh mio Dio, non farmi del male neanche tu. Oh, è stata opera mia! Oggi è il mio giocattolo preferito, ho fatto di tutto per crearlo. Qua non si esce o entra senza il permesso di Aghi. Ora portala in cella. No, aspetta, lei è un malato! Lasciami stare, cosa blu schifoso! Oh mio Dio, non riesco... Oh, siete dei maledetti! Tu sei un giocattolo schifoso e lui è un altrettanto pazzo!
mio Dio. Ragazzi, non riuscirò più ad uscire. Come faccio? Sono dietro le sbarre. La mia unica speranza è che Anthony mi stia cercando. Ma anche se mi trova e sa che sono qui, come farà a oltrepassare Aki? Oh, eccolo finalmente. Il furgone dei giocattoli. Ok, non devo farmi vedere. Ecco qui il condotto dell'aria. È stato un gioco da ragazzi. Aspetta, che cos'è stato questo rumore? Oh, maledizione, non riuscirai a prendermi. Oh. Ma dove cavolo sono finito? Non devo fare nessun rumore. Sono finita, sono spacciata. Questa è la mia ultima ora di vita. Quello lì mi trasformerà in un giocattolo. Anthony. Anthony, oh mio Dio, come sei riuscito a entrare? Amore. Amore, ti ho portato il gelato. Oh mio Dio, ti sembra il momento di pensare al gelato. Anthony, è una situazione critica. Questo tizio trasforma le persone in giocattoli. Voleva trasformare me in giocattoli. Oh sì, scusa, era per sdrammatizzare. Ok, poco sdrammatizzare. Prendi una chiave, dovrebbe essere lì nel tavolo. Cercala e apri questa cavolo di porta. L'hai trovata. Oh mio Dio, finalmente siamo liberi. Sbrighiamoci ad andarcene di qui, va bene? Oh, dannazione, ci hanno trovati. Pensavate di sfuggirmi? Idioti! Aghi, una macchina da guerra! Vai, sai cosa fare, Aghi? Oh no, è la nostra fine, Anthony, è la nostra fine! Amore, non ti preoccupare, ci penso io, ho portato una cosa! Ma che diavolo ci fai con un fucile? Ma stai scherzando? Non sparare a lui, spara allo scienziato, spara alla sua arma! È tramite quel telecomando che lo controlla! Ah, la mia mano! Ha funzionato! Aghi a terra! Certo, amore, sono troppo forte con i fucili. Non uccidetemi, per favore. Oh mio Dio, te lo meriteresti! Ti meriteresti di morire dopo che hai trasformato tutte quelle persone in giocattoli! Scimmietta, fammi compagnia tu, scimmietta! Anthony è un pazzo, cosa possiamo fare? Direi che... mi sa che metteremo fuoco alla fabbrica e chiamiamo la polizia, che dici? Ah, finalmente sta avendo quello che si merita. Vai al diavolo, stupido scienziato. Ah, grazie Anthony, mi hai ancora una volta salvato la vita. E comunque, parlando di questo gelato al gusto alieno, non l'ho ancora provato, non è che tipo...